Ciao a tutti Gucci e ben ritrovati dal vostro Andrico al turno su Pokémon Ultra Sole! Bene, 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 l'ultima volta mi ero fermato proprio qui a Coniconi, dovevo andare al negozio di Alixian. Però allora Tom mi chiede, e andrà nelle lotte, vuoi avere la possibilità di sostituire Pokémon? Sì. Sei sagace, lotti tenendo a mente le combinazioni fra i tipi. Fammi vedere dove devo andare, che non mi ricordo più. Ok, dobbiamo andare qui sotto. No, qui è... ma è un negozio, sembra... un negozio di falegnameria. C'era un martello. Bro-bo-bo. Fan di Bo-bo-bo. Il Pokémon ha una lettera per te, la apri e la leggi. Caro Andrea, benvenuto nel mio negozio. Hai appena conosciuto il mio figlio Brabopass. Mi aiuta sempre quando sono via. Per favore, raggiungimi al tempio della vita. A presto. Loro vendono pietre preziose, no? Quindi io dovrei avere praticamente... cosa c'è? Dovrei avere la possibilità di comprare delle pietre particolari, no? È per me. Pozione Max. Ok. Mi fa da guardia, non posso... ah, posso andare invece, sì. Vabbè, ci sarà qualche... sicuramente qualche tema del dominante. Perché negli altri giochi... eccolo, va. C'era appunto... una cellula di Zygarde e qui ci sarà sicuramente lo stemma del dominante. Ad Alixia devono piacere gli Staffle, eh. Ma no, è solo una mia impressione, no, non sarà. Non sarà, che dite. Ok, quindi io parlando con lei dovrei forse comprare gioielli, ok. Pietra Focaia, pietra d'oro, pietra di pietra foglia. Stavo per leggere foglia, poi c'era Focaia, sopra mi sono un po' un attimo confuso. Voglio un fossil cranio. No, aspetta. Fammi leggere cosa c'è. Ah, solo il fossil. Ok, niente. Solo i fossili. Diancie, una mutazione in attesa Pokémon Carbink. Sì. Quello voglio vedere Diancie, ma... che io sappia Alixia non è il ragazzo. Bene. Facciamo... Milfunting. Ad ogni modo, andiamo un attimino qua sopra la parte alta di Coniconi, che oltre ad esserci lì lo stemma, qui c'è una Pokéball, Evol Condensa. Evol Condensa, ho capito cos'è. Bello il paesaggio visto in quella maniera. Ok, conta su di me per un grandissimo favore che hai da chiedermi. Cosa c'è? Io sono il top del campo dell'acconciatura, sono qui da dopo che mi è giunta voce di qualcosa di molto interessante. Ora ti spiego. C'è un Pokémon con dei boccoli. Ah, ok. È appunto Dugtrio. Però, come ci vado io qua? Ah, sembra chiusa, ma... io ho un Pokémon che sfonda tutto. Sì, vabbè. Quindi dobbiamo andare da Alixia al Tempio della Vita. Ok. Ci sono già stato, ma non fa niente. Ci rivado molto, molto poco volentieri. Ok, c'è Vicio! Farabutti, non potete portare via quel Pokémon, ridatecelo subito! Slowpoke non capisce. Io abbassa la cresta e non urlare, mi fa venire il mal di testa! Con i Pokémon faremo soldi a parate, e se non vi sta bene, facciamo a manate! Occupatene due vedi di non fallire, la direttrice non sarebbe affatto contenta. Capo, parla bene lei, se ne sta lì e manda avanti me! Mia cara, io sono le fondamenta e pilastro della Fondazione Eder. Non sia mai mi succedesse qualcosa, crollerebbe tutto. Oh, un baldo allenatore, capiti a proposito. Vieni qui, affronta questi manigoldi del Team Skull. Se riuscirai a sbarazzarti di loro, sarai ricompensato profumatamente. Voi sì, fatemi da parte. Io sono pronto a pestare, tu preparati a incassare. Yeah, fratello, bello sto rap, zio. Ora vi mando la Fedez e Jayax, così magari scrivono una nuova canzone, va. Oh, 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 un Pokémon buio normale contro un Pokémon tipo lotta. Cosa mai potrebbe andare storto? Spacca roccia, baby! Oh mio Dio, Persano. È veloce la tentenna. No, no, Non ti azzardare mai più. Bene. Boom! One shotato, baby. One shotato. Pochi punti, però vabbè. Tra l'altro è un attacco, se non sbaglio, dei punti. Ok,
che assurda situazione, mi metto una depressione. E chi lo vuole il vostro Pokémon? Se prendete davvero tanti saluti. La rima, non hai fatto la rima. No, vabbè. Ah, grazie al cielo. Troppo che non ho ancora capito. Ti ringrazio di cuore. Eccellente, valente allenatore. Sta facendo il giro delle isole e rendo onore alla tua abilità. Il mio cuore è in preda all'emozione. Vieni a incontrarmi al resort Anuanu quando avrai superato la grande prova di Akala. Da lì ti conduco in un luogo molto, molto interessante. E ti mostrerà qualcosa di eccezionale. Grazie per avermi aiutato, ti sono molto riconoscente. Non so cosa avrei fatto senza di te. Grazie di nuovo e buona fortuna con il tuo giro delle isole. Grazie, signorina. Per ora mi tocca affrontare la prova di Alixia. Sì. Facciamo una cosa, dove la ricarico un attimo il mio Passimian, perché lui mi sarà molto utile. Ma attenzione! C'è una mossa che devo imparare da Passimian. Passimian, con la N. Se la trovo. Dov'è? Ah, ce l'avevo. Ecco la breccia. Beh, gliela imparo sì. Però devo chiamarli con il loro nome, con il loro soprannome, Mankey, perché Mankey è uno dei miei Pokémon preferiti di prima gen. Diciamo che io vado a generazioni e tipo nella top 10 c'è anche Mankey. Più che altro Primeape, però dato che Passimian non si evolve. Eccola qua. Questa com'è che si chiamava? Quindi sei tu il ragazzo di cui parla Viridio. Non mi sembra niente di speciale. Io sono Plumeria. Sono un ufficiale del Team Skull, anche se mi sento più una babysitter. Come avrei notato, i miei compari non brillano proprio per intelligenza, ma possono contare su di me. Non lascerò che qualcuno faccia loro del male. Piantala di metterci bastoni tra le ruote, scocciatore. Ah, che impertinente! E va bene. Non posso dargli appellativi da donna di facili costumi perché il mio canale è family friendly, Christian Chandler everybody. Quindi. Ok, Golbat! Picchia duro, non ho altro. Con un'era soglia mi avrebbe fatto proprio pelo e contropelo. Mi si sarebbero viste anche le gengive della faccia, però. Ha fatto confusione. Sordiraggio, quindi. E picchia duro. Te lo prendi tutto quanto. Picchia duro. Pochi danni, però. Pochi ma buoni. Oh, però io ho un Pokémon che potrebbe fare davvero male, perché ha anche in parte una bella mossicina. Vai, Slyla! Ora che sei un Lycanroc, forma crepuscolare, puoi fare tutto quello che vuoi ai Pokémon volanti. Puoi distruggerli, mangiarli. Oh, attacco d'ala! Sono tipo roccia, baby. Resisto quasi a tutto. Rocciotomba! Ah, questo attacco d'ala. Non hai capito niente allora, eh? Pemmetela! Yeah! One shot, beh, cioè più o meno one shot, poi. Dipende dai punti di vista. La presa in velocità, ma vabbè. Salandit, no, oh. È femmina Salandit, La fortuna di avere un Salandit femmina, anche io ce l'ho femmina. Però a me è un pochino a livello più basso, devo allenarlo. Sì, Salandit, poi ha corrosione che avvelena tutti i Pokémon, di qualsiasi tipo. Anche acciaio e veleno, praticamente. Avvelena tutto, avvelena, bella come abilità. Quindi, Plumeria? E va bene, sei uno che sai fatto suo. La prossima volta che mi capiti tra i piedi ti farò vedere qualcosa. Ti farò vedere di cosa sono capace. Ok. Però se ogni volta che vieni e te ne vai sculetti, io sono contentissimo, quindi va bene. Vediamo un po'. Bacca prugna per togliere l'avvelenamento. C'hanno due, sì. Quindi va bene. Non ho ricevuto danni a parte un po' di PS da attacco d'ala. Quindi. Ok. Lycanroc non penso di usarlo per questa lotta. Quella ragazza era proprio forte, Rotom. Se tu la pensi così va bene. Andrea. Meno male che ti ho trovato, ti affido Lilia. Ho avuto problemi anche a raggiungere l'hotel Voce del Mare. Non è colpa sua però, per sfuggire al Team Skull ha finito per perdersi. Devo scappare, non voglio perdermi l'incontro di Mr. Royale. Mr. Royale, perché? Chissà chi si nasconde dietro quella maschera, eh già.
Sarà un plot twist interessante. Ma lei lo sa che è suo marito. Perché deve farci questa scenetta? Eccomi al tempio finalmente, come desiderava Nebulino. Ma anche stavolta non avrei mai trovato la strada. Ah, lascia che rimetta in sesto il tuo Passimian. Tutta quanta la squadra, a saperlo, mi stavo fermo. Da qui se c'è il tempio di Tapulele, il Pokémon protettore di Akala. Quando eravamo a Mele Mele volevi andare al tempio del conflitto. Perché i templi e i Pokémon protettori sono così importanti per te? A dire il vero, in questo gioco è molto più importante il legame che Nebulino o Cosmog ha con i templi più rispetto a quanto era importante su Pokémon Sole e Luna. In Sole, un Ultra Sole e Ultra Luna è molto più importante, molto bello sta cosa. Quella volta abbiamo davvero rischiato grosso, chissà cosa sarebbe successo se non fossi arrivato tu, Andrea. Eccola, un'altra che sculetta. Oh, tu sei assistente di Kukui, giusto? A quale due ti riferisci? Ah, ecco. Sì, mi chiamo Lilia e lui è Andrea. Sì, mi conosce. Già, quando ci siamo visti la prima volta non vi ho neanche chiesto i vostri nomi. Dopo lei mi ha chiesto di venire a dare una sistemata al suo tempio. Andrea, vedo che stai facendo conoscenza con i Pokémon degli abitanti di Alola. Mi fa molto piacere. Ok, quindi si lotta. E ora che hai superato le prove dei tre capitani di Akala, dovrai affrontare me, la Kahuna dell'isola. È la massima sfida di Akala, sei pronto? Certo! Bene, ti avverto che non ci andrò leggera. I miei adorabili Pokémon di tipo roccia sono dei veri duri, in tutti i sensi. E qui partirono i peggio meme su Alixia quando uscirono Sole e Luna. Ah, i trailer. Che bella cosa i trailer con le battutacce a sfondo sessuale. Ok, abbiamo un Anori. Oh, Anori, non mi piace Anori. Cioè, mi piace ma non avercelo contro. Oh. Oh, però. E però, hai capito. Ah, Ferrartini, peccato amico mio, non ti ha fatto salire l'attacco né la prima né la seconda volta, ma la seconda volta sarebbe stata del tutto inutile. Oh, che bello, a 25. Ah, c'è di regalo, sì, ho letto, ma... No, non voglio far dimenticare. Pensavo fosse tipo un regalino di Delibird, invece l'ho sbagliato. Lilip, oddio Lilip. Voglio che setappi una barriera, una barriera oppure uno schermo luce. No, giga assorbimento, fa un po' di danni fa. Mi toccherà cambiare per il prossimo. Essendo che sono più veloce, al prossimo turno... No, in questo turno l'ho fatto fuori. Va bene. Licarrock, devo cambiare, devo mandare per forza il Deathfather. Ramona, tesoro mio bello, per quanto ti voglio bene ti devo sacrificare. Bello Licarrock. Ah, forma mezzanotte. Oh, amico mio, non sai quanto sei bello. Però io ho forma crepuscolare e tu no. Pappa vero, pappa pa. Che poi il Licarrock forma crepuscolare non si evolve né di giorno né di notte, ma solo... Voglio dire, non è che si evolve il Licarrock forma mezzogiorno o il Licarrock forma mezzanotte. Cioè, non si evolve proprio se non tra le 5 e le 5.59 del pomeriggio. E in appunto il Licarrock forma crepuscolo non si evolve in nient'altro. Voglio fare Licarrock contro Licarrock, voglio vedere che succede. Oh, drop di velocità, ottimo, ottimo. Sapete che c'è? Mio Dio! Mio Dio! Oh! Bandana mi ha aiutato. Bandana è lo strumento con cui arriva, quindi non ho avuto il drop di velocità. Sono ancora due volte più veloce di lui. Ok, ciao, addio mondo. Addio mondo.
Cosa fai? Giga macigno polverizzante. Oh. Ah, va bene, va bene, va bene. Era bello tosto quello, era bello tosto. Non posso fargli nulla. Ah, manchi, finiamola con Bureccia. Andato. Il lupo mannaro se n'è andato. Superlativa, Alexia, già, è proprio così. Sto dando il massimo, si possono raggiungere nuove altezze. E tu arriverai di sicuro in alto. Ecco, ti consegno il Patrium Z, il cristallo Z di tipo roccia. Ok, con questa posa potrò usare il potere Z di tipo roccia. Il movimento di fianchi è molto importante, perciò guarda bene. Guardate Lilia! Oh mio Dio, Lilia! Fai il bonus del Patrium Z. I Pokémon di tipo roccia sono duri e resistenti. Tutto il contrario di me, ma è proprio per questo che mi piacciono. Cosa? Cioè, non del fatto che le piacciono, ma il fatto che lei è il contrario dei Pokémon di tipo roccia, duri e resistenti. Oh mio Dio, ragazzi. Proprio la Game Freak proprio ti cela proprio i giochi di la sfondo sessuale come se nulla fosse. Guardalo com'è felice. Lilia, se non sbaglio, tu non sei dell'attrice, come mai sei venuta a tempi della vita? Questo piccolino viene da un posto molto lontano e voglio aiutarlo a tornare a casa. Solo che non so bene come fare. Sembra che sia attratto dal tempio della vita e ha pensato che forse qui avrei trovato qualche indizio. Ah, davvero un Pokémon singolare. Vedi, Tapu Lele, il Pokémon protettore dell'isola, è piuttosto irascibile. Considerando che è una donna, i giochi si possono sprecare sul fatto che sia irascibile. Se il tuo Pokémon non ha paura di incontrarlo, deve essere davvero forte. Più che altro è pesante Cosmo, che pesa un botto, quindi la schiaccia e finisce lì. Ma faccio fatica a crederci. Beh, in ogni caso il vostro viaggio vi riserva ancora tante sorprese e spero tanta gioia. Lilia, t'accompagno. Se penso che ho fatto tutta questa strada per aiutare Pokémon di cui non sei nemmeno l'allenatrice, voglio fare qualcosa per te. Wow, la cavola Lixia! Decido di conoscerti, sono Wow, vengo da Lili, per favore concedimi una sfida. Ah, Andrea, quel tizio con gli occhialoni verdi della Fondazione Aether. Non diceva che ti avrebbe aspettato nel resort a Nuhanu dopo la grande prova? La Fondazione Aether? Come mai? Comunque, se da fare non ti trattengo oltre, Andrea. Ti consiglio di volare a Kantei con Charizard. Il resort a Nuhanu è subito dopo il ponte. Vicino al centro di ricerche interdimensionali. La Fondazione Aether? Io resto qui ad assistere alla sfida di Hau. Anche se non amo molto meglio lottare i Pokémon. So che i vostri Pokémon sono fatti per la lotta. Forse non sarà ancora bravo quantomeno a non tirare fuori in mezzo da terra che dagli altri Pokémon, ma mi impegnerò al massimo. Au, tu non devi dimostrare niente a nessuno, anche se sei nipote del Kaunala. Devi solo essere te stesso, pensa solo a lottare come sai e a dare il meglio di te. Ok, quindi posso andare subito a cantare, bene. Oh, quello con Stoutland ha finito a fiutare le tracce. Ok. Resort a Nuhanu, Diamo un po' una bella occhiata in giro. Oh. Oh, ma lei non è Ugochi, il famoso attore? Detective Pikachu! Oh! Oh, cavolo. Questo è un riferimento a un gioco che ancora non è uscito da noi. E non uscirà mai, probabilmente. Signor Ugochi, lei è la star del momento. Tutti parlano del suo nuovo film. Allora le voci sulle sue vacanze da Lola erano fondate, era tutto vero. E piace Lola come passa il tempo? Le vacanze sono l'unico motivo della sua visita? Ah, mi dispiace, ma il signor Ugochi non è in ferie e non concede interviste. La prego di rispettare la sua privacy. La sua...
Ma come? I lettori muoiono alla voglia di sapere di più sulla vita privata di Ugochu. La prego, solo qualche domandina. Il signor Ugochu apprezza l'entusiasmo di Sefan, ma lei ha detto che non si può. Pika interviene. Che c'è? Anche tu sei qui per un'intervista? Guarda che ho l'esclusiva. No, oh, mio Dio. Ma lei è matta. Se ne vada. È scappata. Oh, che fine ha fatto la libertà di stampa? Ti ringrazio per averci tolto da questa situazione complicata. Pikachu! Oh, anche il signor Ugochu vuole esprimerti la sua riconoscenza. Ciu! Come? Dice davvero? Certamente, signor Ugochu. Tieni, questo è un pensiero da parte del signor Ugochu. Aspetta, è un Pikachu MZ. Sì! E vai! Fanno il buon uso, certamente, signor Ugochu. Oh, oh, il signor Ugochu ha appena mostrato la base che serve a usare Pikachu MZ. Ok. Che carino. Ok, non posso andare di qua. Si levi. Oh, oh, spiaggia Hanu Hanu. Ci sarebbe molto da fare con Lapras. Un bel po' da esplorare ci sarebbe. Ok. Lanciatore di Bukimuko Cercansi. Paghiamo profondamente. Di che si tratta? Ok. Capirei che tutti i battuti sulla specie in quello stato non sono un bello spettacolo. Ok. Acchiappa Bukimuko. Ributta in mare Bukimuko. Avvisami quando è ributtato in mare tutti i Bukimuko. Con piacere, posso farlo questo lavoro. Ci sono sei più comunque sulla spiaggia, li butto via io. Ok, è andato. Ah, un altro sta qui. Più comunque mi dispiace, ma te ne devi andare. Oh, ho visto che qui c'è un coso di Palossand, sicuro. No, di... Sì, Palossand si chiama, se non erro. Ah, Sandygast, vabbè. Praticamente la forma base, sì. Ok, non so quali altri più comunque ci sono. Dovrebbero essere tutti quanti sulla riva. Se non sono tutti quanti sulla riva, beh, li troverò comunque. Non è un problema. Eccoli qua, va, infatti. Siamo a 4. Ok, andiamo anche con questo. E siamo a 5 ora. Ne manca uno che sicuramente sarà molto difficile da trovare. Probabilmente. Ah no, invece è facile. Ce l'hanno fatta facile, facile. Meglio così allora. Ok, torniamo da quel signore. Signorina, invece lei che fa qui sdraiata da sola? Ah, lavori qui part time. Okay. Niente allora. Se non vuole una storia, non fa nulla. Ok, quindi fammi questa ricompensa. 20.000 poche lire. O poche dollari, poche euro, poche yen. Ok, più comunque ci stanno tutto quanto il giorno. Oh, cosa vedo nei miei occhi? 32 adesivi del dominante, bene. Devo ancora andare a ritirare il dominante di prima. Ma aspetta un po', io vorrei capire come andare sul... campo da golf che... Ah, si deve passare probabilmente per l'hotel. Sì, vedo lì ora che c'è un'uscita. Ma... beh, però se entro dopo mi fa andare direttamente alla fondazione Aether. Beh, comunque si sarebbe anche un modo giusto per terminare l'episodio, visto che quello che dovevo fare l'ho fatto. Ok. A meno che non devo parlare per forza con qualcuno per andare alla fondazione Aether. Eccolo, infatti. Niente. Mi va da solo, in automatico. Ci dovrò tornare qui. Ti aspettavo, mio caro. Oh, ma che imperdonabile scortesia, non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Vicio. Come ti avevo accennato prima, vorrei mostrarti qualcosa di eccezionale. Un luogo come nessun altro. L'Aether Paradise. Si tratta di un paradiso per Pokémon circondato dalle acque cristalline del Mar di Alola. Un'isola artificiale creata appositamente per ospitare e proteggere i Pokémon. A dimostrazione del senso di responsabilità che anima noi adulti, vorrei mantenere la mia promessa e condurti in visita all'Aether Paradise. Naturalmente tu me lo permetterai, dico bene? No.
Capisco, dopo tutto è moccio. Voglio dire, i giovani sono fatti così. La volubi, la libertà guida i loro pensieri e le loro decisioni. Tuttavia, permettimi di insistere, non sono incline ad accettare una come risposta. È un bastardo di prima categoria. Io volevo solo esplorare un attimino qui la zona. Vuoi scoprire quanti progressi hai fatto con i Pokémon, ok? Quale Pokémon vuoi mostrarmi? Leopop è il primo che ho preso, vediamo che cosa mi dice di Leopop. Era al livello 5, ora al 30. Va bene, nulla di che. Cose che già sapevo, oh mio dio. Wow, che bicipiti, che muscoli! Con una forza simile sai che spring prodigiosi si possono realizzare? Boh. Il Machamp sembra un po' infastidito, potrebbe finire in una lotta, forse è il caso di fermarla, intervieni. Scusa, tu chi saresti? Lui è stato assunto come il nostro Caddy. Questo è un momento molto importante, ti dispiacerebbe lasciarci in pace, perché non te ne vai? Se voi mi sfidate in una lotta, io non posso poi andarmene. Capite che c'è un problema di fondo? Quindi ora lasciate in pace quel Machamp? In pace quel Machamp. Ma che vuoi? Mi è passata la voglia di giocare a golf, andiamocene. Ehi, senti un po' moccioso, che accidenti stai facendo? Non è un vero Pokémon, questo è un costume. Avevo un piano perfetto e tu hai rovinato tutto. Questo travestimento era un Machamp Caddy, mi avrebbe fatto guadagnare una barca di soldi. So che volevi solo essere gentile, ma non avevo bisogno d'aiuto, ora mi toccherà trovare un altro lavoro. Ah, vabbè, pazienza, non ce l'ho con te. Ecco, prendi questa. Scusa. Ma scusami, no, mi dispiace. Mamma, lui è cattivo con me. Ah, non posso salire per i piani sopra. Oh! Stacchi con cura l'adesivo. Bello. Con la cura si fa tutto, mio dio. Forza, Cabrother, dacci del trago in quei pugni. Un, due, un, due. Lasciami stare, donna. Non mi attacca, ah, ho paura. Pensavo mi attaccasse. Ma non cammina dietro come i gambri, cammina avanti. Come al solito, vai nel pallone se qualcuno ti guarda mentre lotti. Sì. Oh, ma quello non sarà mica... Ma sì, è un super cerchio Z. Ciao, allenatore, in favore di chiederti, lotteresti come vorrei che mostrassi una mossa Z al mio dorato Crabrawler? Venendoti lottare al massimo della potenza, di sicuro anche il mio caro Crabrawler tirerà fuori la gente e quindi riuscirà a superare la timidezza. Va bene, sono pronto! Credo che basti batterla e non mostrare per forza una mossa Z. E vabbè, allora? Che te ne pare? Oh, è stato meraviglioso, un potere sfavillante. Non sei d'accordo, Crabrawler? Crabrawl! Però che posa di lotta maestosa! Crabrawl è molto competitivo, ed è perdere contro chi gli ha mostrato il massimo della potenza. Grazie per avermi aiutato a trovare la motivazione. Crabrawl, ok, abbiamo capito. Infatti anche lei ha capito. Ecco, questa è la parte di Crabrawler in segno di gratitudine. Oh, ok. Grazie mille, ora siamo un passo più vicini a realizzare il nostro sogno. Ok, vediamo un po' cos'altro c'è rimasto da fare. Ah, questo è il punto per andare a giocare a golf. No, non si può. Va bene, cugino, allora direi che posso concludere qui questo video, che spero vi sia piaciuto. Nel prossimo andremo alla Fondazione Nether. E vi ricordo che come sempre in descrizione c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.